Utilizzavano anche riti propiziatori di un mago per i loro traffici, i narcos scoperti e arrestati per importazione di droga dall'Olanda all'Italia dai carabinieri di Casal di Principe nel Casertano. I militari hanno tratto in arresto ben 20 persone di origine africana in un blitz scattato all'alba, in esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli contro i presunti appartenenti a due gruppi criminali che, secondo le indagini, operavano nella zona di Castel Volturno, in quella domiziana e nel Lazio. Durante le indagini avviate nel 2009, gli investigatori hanno accertato che la droga veniva portata in Italia da corrieri che ingerivano ovuli contenenti lo stupefacente dopo l'esecuzione di riti che un santone eseguiva in Africa per scongiurare la rottura degli stessi ovuli. Evidentemente l'incantesimo si è rotto e le manette sono scattate inesorabile ai polsi delle 20 persone finite poi in cella. Da Casal di Principe è tutto, Lorenzo Applauso per Italia News 24.net.